sempre giornata mondiale dell'Alzheimer, che tutti gli anni cade il 21, in realtà tutto il mese di settembre è dedicato all'Alzheimer, però il 21 è la giornata mondiale. Circa un anno fa. Casa di quartiere è la prima casa di quartiere di Parma, ce ne sono altre in Italia, ma Parma è la prima. Tanto inoltre quadro. Come tutte le case di quartiere riunisce varie associazioni di vario tipo, proprio perché lo scopo principe della casa di quartiere è quella dell'aggregazione e del fare rete tra associazione e diversi problemi. Quindi dalle associazioni culturali alle associazioni magari più rivolte al settore sanitario come la nostra. A Parma abbiamo circa 15 volontari, diciamo, poi associati molti di più. Parma ha diciamo tre ambiti di attività. Uno è collaborare sia con l'azienda USL che con l'ospedale in appoggio alla ricerca e in appoggio soprattutto al centro disturbi cognitivi per seguire i pazienti e le loro famiglie. Quindi poi i sotto obiettivi diciamo sono da una parte un lavoro col pazienti di stimolazione cognitiva, quindi noi abbiamo gruppi di stimolazione cognitiva sia per pazienti già diagnosticati Alzheimer sia per MCI, cioè pazienti che hanno problemi di memoria ma non ancora con una diagnosi di Alzheimer. La stimolazione cognitiva è l'unico strumento che abbiamo per fermare in parte la malattia, cioè sappiamo bene che l'Alzheimer non ha una cura ancora protocollata scientificamente, ma sappiamo che ci sono questi interventi sociosanitari che aiutano tanto a, almeno a fermarla in parte e ad allungare il sviluppo della malattia. Quindi un lavoro con i pazienti e un lavoro parallelo con le famiglie. Una famiglia di un malato Alzheimer è una famiglia che ha molto bisogno di sostegno perché la malattia è molto lunga, dura anche 15-20 anni e purtroppo è una malattia della famiglia. Come possono i luoghi come i musei, ad esempio, che hanno degli spazi come il giardino della Rocca di Noceto, oppure comunque come outreach per la comunità, come possono inserirsi in questo vostro allora, discorso? Allora, una parte di tutta l'attività che AIMA fa, a fianco proprio e parallelamente alla stimolazione cognitiva, è quella che noi definiamo di socializzazione. Abbiamo capito da anni, la scienza, i medici ce lo dicono, che questi malati hanno molto bisogno di stare insieme alle persone, nella società e di fare attività di vario tipo, soprattutto artistiche, quindi la musica, il teatro, aiuta molto. Allora, noi come AIMA ci siamo sempre spesi in questi anni per creare proprio delle alleanze, delle connessioni con tutte le attività culturali del territorio, quindi in primis siamo partiti con i musei. A Parma è attiva proprio una collaborazione tra il Museo Diocesano, che è quello in Piazza Duomo, e il Museo Etnografico Cinese, che è dai Saveriani. E ci mancava un po' la musica, ecco perché la proposta che ci è arrivata dal Castello della Musica di Noceto ci ha fatto veramente piacere, perché il laboratorio musicale è quello comunque che dà i migliori risultati, piace a tutti, ti stimola tantissimo e quindi noi siamo molto felici di poter collaborare, speriamo di poterli portare presto là, speriamo che gli operatori del Museo del Castello della Musica possano venire qui a fare qualche laboratorio. Noi con questo evento a Noceto vogliamo creare un'occasione bella anche per le famiglie di partecipare e di stare insieme, perché
Non è proprio un concerto vero e proprio, è una passeggiata in giardino con musica ed è in costume. E gli ospiti possono intervenire, noi artisti saremo in costume. Certo. Gli ospiti potranno intervenire in costume se vogliono. Ma la musica è comunque il miglior mezzo per raggiungere i nostri pazienti e le nostre famiglie, e quindi ringraziamo il Castello della Musica che ci ha invitato per il 18 ottobre a questo evento contagioso in costume, nel giardino, Col sottosera, con fotocorner. il fotocorner, insomma, deve essere una cosa molto divertente Sì, anche, infatti. quindi. Abbiamo giocato con il tema del mistero, ma in realtà, che bello, sono arrivati tutti. Niente, allora. Sì, noi senz'altro parteciperemo, speriamo tanti nostri Sì, familiari, diffondiamo tanto diffondiamo senz'altro l'invito. l'invito a tutti e speriamo poi di poterne fare anche tante altre. Sarà dedicato anche ai malati di Alzheimer Certo, come giornata. ci permette appunto di aprire le porte di un museo a quelle che sono le reali necessità delle persone nella comunità. Quindi vi invitiamo assieme e vi aspettiamo. Vi ringraziamo tanto. Grazie, Grazie, ciao, ciao. ciao. Ha 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 ha